Benvenuti da Lorenz. Oggi, nella puntata di Incontri d'arte, incontreremo un personaggio molto particolare, Thomas Ferretti, un personaggio che sostiene che nella vita possiamo avere incontri con degli UFO extraterrestri, attimi e momenti che nella vita ci possono cambiare l'esistenza. Questo personaggio è stato influenzato da una forza oscura dell'universo. Oggi è una puntata molto speciale, avremo un grande esperto di ufologia. Vorrei introdurre Thomas Ferretti. Vorrei iniziare chiedendoti, presentandoti al nostro pubblico, salutandoli. Salve a tutti. Qual è stata la ragione per quale ti sei avvicinato al mondo del mistero? È un po' di tutto, dall'occulto a ai fenomeni extraterrestri, che possono essere extraterrestri da non confondere con le tecnologie americane dell'area 51, naturalmente, che adesso si stanno divulgando. Si presume che ci sia un pianeta o qualche corpo celeste che si avvicina alla Terra. Sull'esistenza di extraterrestri sulla nostra Terra, secondo lui cosa ne pensa? Questo voglio sapere. È molto probabile, c'è un'altra percentuale di probabilità dichiarata di aver visto questi esseri, degli esseri tipo con forma umanoide, però rettiliana, verso Occhio Bello nel fiume Po. Normalmente non ricordo bene la forma, perché non era molto definibile la forma, perché persone che vanno a pescare alla notte hanno visto delle forme del genere sotto la luce della luna, e se cambia forma allora lì magari possiamo dire. Se la testimonianza di Thomas Ferretti fosse vera, vedete un po', il personaggio è un po' particolare, ma quello che vogliamo colpire a voi è la testimonianza visiva. E cos'è l'Area 51? È semplicemente l'aeroporto militare sperimentale che c'è in America. Ormai la conoscono tutti. E ci sono gli alieni? È molto probabile, se non certo, quasi certo, che nei piani inferiori, naturalmente, sì, perché li hanno trovati, nel caso di casualmente, anche le persone che sono stati testimoni, anche quelli erano stati minacciati. Ti piacerebbe incontrare un alieno? Insomma, abbastanza, mi incuriosirebbe, però da capire se veramente è un extraterrestre, che non sia qualcosa di meccanico, di travestito, così, mi incuriosirebbe. Temeresti che ti potrebbe far del male o quant'altro? Li dovremmo temere a tipo scene apocalittiche, Independence Day? Questa cosa qua, se si vedono ostili, si nota subito, eh. Cioè non è che loro arrivano sulla Terra tranquillamente così. Se hanno delle brutte intenzioni, reagiscono subito. Come ti difenderesti in tal caso? La difesa è proporzionale all'offesa. Stile Metal Gear Solid? Stile Metal Slug dei giorni nostri? Dipende da cosa ci si presenta. È tutto variabile, non si può prevedere. Magari come giustamente la data della fine del mondo, quando sarà? Beh, in Maya dicevano che erano per il 21 dicembre, però chissà. Di che anno? Di quest'anno. Succederà? Allora, c'è anche un'altra roba da dire. Il meccanismo del loro calendario finiva nel 2012, ma se in quel meccanismo ci aggiungevano qualche altro dentino in più, magari la fine del mondo la prevedevano dopo. De Maia cosa pensi? Finzione o realtà? Erano esseri avanti? Chi è che ha creato Stonehenge? Le piramidi? Le creazioni del passato? Da chi vengono? Credi nell'esistenza di un'intelligenza superiore che venga dall'universo? Sì. Sì, perché non c'è altra spiegazione, perché a quei tempi. Quindi in passato siamo stati visitati da vite aliene? E c'è anche un'altra probabilità, che noi siamo un esperimento di loro.
da come è stato detto anche. Bene, vorrei introdurre Alessandro perché il minutaggio della nostra televisione sta ormai svolgendo al termine. I saluti da una puntata inedita dalle sponde del fiume Po in compagnia di Thomas Ferretti. Un saluto da Lorenz. Da Alessandro. Da Thomas. Ciao a tutti. E seguiteci. E che il mistero sia con voi. Un saluto da Incontri d'Arte. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao.